Salve a tutti, bentrovati sul mio canale. Oggi con questo video voglio farvi vedere come poter utilizzare e non buttare i pezzi che molto spesso, i pezzi di zampirone che molto spesso si spezzano e non sappiamo mai dove metterli. La cosa è molto semplice, il video sarà veramente veloce, ma vediamo tutto dopo la sigla. Allora, come prima cosa devo dirvi che questo appunto è un video dimostrativo, non ho inventato nulla, anche perché molto spesso dietro, per pigrizia noi non lo leggiamo, ma dietro appunto, dietro ogni scatola di zampironi c'è scritto appunto che può essere riutilizzato, si possono riutilizzare anche dei piccoli pezzi in una maniera molto semplice. Allora, i tipi di porta zampirone sono di due tipi, si possono trovare così con questo buco centrale, vedete, il zampirone va messo sopra. Anzi, vi faccio vedere pure come si apre lo zampirone, basta fare un po' di flessione e prima bisogna, perché sono legati tra loro, prima bisogna un po' muoverli e poi piano piano si prende e si leva piano piano, vedete, eccole qua, questo è lo zampirone, vedete c'è il piccolo buchetto, sicuramente lo sapete, lo so, e va infilato sul portazampirone, questo è uno e poi c'è l'altro, vedete questo invece del buco ha una piccola aletta. Questa qua, una piccola aletta che poi appunto vi faccio vedere come utilizzarla, ecco qua il secondo. Allora, come utilizzarlo? Questo è molto semplice, molto spesso non sappiamo dove metterlo, vedete i pezzettini di zampirone che avanzano, si infila all'interno di questo buco che è più largo sopra e poi va a stringere sotto e si spinge in basso. Ecco qua, questo sarà il portazampirone, vedete, possiamo accenderlo. E brucerà anche questo pezzettino. In quest'altro, non vi faccio vedere, in quest'altro invece, col piccolo avvallamento che vi dicevo, si mette di lato e anche qua, vedete, si infila, vedete, si infila e pure questo lo sosterrà e accenderemo uguale. Altra cosa che io molto spesso faccio è questa, che è molto semplice ma molto utile. Invece di accendere due zampironi, ne prendo un pezzo un po' più curvo che mi si è spezzato. Lo inserisco dentro, lo faccio scorrere, lo abbasso, ecco qua. A questo punto, se noi accendiamo le due parti, dura di meno, sì, dura di meno, ma è come se avessimo in questo momento, è come se avessimo due zampironi accesi. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è stato utile potete iscrivervi sul mio canale dove potete trovare altri video ed altre curiosità. Grazie.